Tranquillamente, nel senso che non sono uno che deve giocare per forza. Il gruppo siamo tutti uguali, il mister per adesso sta facendo altre scelte. Uno si allena sempre bene, poi è lui che decide. Io questo, magari adesso stanno adottando il mister staff con un schema diverso, uno schema più fisico di fronte alla difesa, no? Ma nel 3-5-2 ha fatto D'Angelo mezzala sinistra, Ricciardi può fare anche quel ruolo mezzala sinistra? Se guardiamo le annate passate ho ricoperto anche quel ruolo. Certo, come ho detto prima, la scelta sta al mister, cioè non è che posso decidere io dove giocare. Quando è contata la vittoria di Fano per tutto il gruppo, no? Anche in vista del prossimo turno che sarà il nostro scontro diretto? Abbiamo visto tanti festeggiamenti in prima partita. Sì, no, è contata tanto perché certamente le vittorie danno sempre morale. Abbiamo festeggiato il giusto perché sappiamo benissimo che non è la vittoria di Fano che abbiamo risolto i nostri problemi. E i problemi comunque, se stiamo in quella posizione di classifica, qualcosa dobbiamo ancora lavorare, ci dobbiamo lavorare su e dobbiamo ridurre al minimo gli errori che facciamo. Solo così possiamo raggiungere l'obiettivo che è quello della salvezza. Ricciardi magari si è visto a tratti, ma in particolare a Piacenza. Non so se sei d'accordo, la quarta partita, oltre alla punizione, però del gol, del scatto del gol, però si era visto Ricciardi, diciamo, presente. Non so se sei d'accordo. Boh, non lo so, dico la verità. Se mi avete visto, non so, gli altri anni, non so se quella è la mia ripartita. Io Ricciardi come stava lì? Come stava? non è che mi giudico da solo. Forse sarà stata una delle partite un po' più brillanti, ma nemmeno credo, perché alla fine è stata una partita normalissima, non è che. Ma fino ad ora ti sei soddisfatto? Ma guarda, ti dico la verità. O pensai di fare di più Ah beh, e certo, è se normale, puoi fare di più? uno pensa sempre di fare di più oppure lavora per fare sempre di più. Però ad oggi, dico la verità, non è Ricciardi che conta, l'importante è che la squadra raggiunga l'obiettivo e faccia bene. Poi se Ricciardi dà di meno oppure dà di più, l'importante è che la squadra vada bene. È il gruppo che fa la differenza, no Ricciardi? No, ma sinceramente io pensavo di venire qua e parlare della squadra. Alla fine di Sì. Ricciardi se ne può parlare al bar, se ne può parlare fuori, se ne può parlare, cioè, quelle sono le chiacchiere da bar, diciamo. Ricciardi sta facendo bene, sta facendo male. Al momento quello che conta è la squadra. C'è qualche domanda sulla tua carriera, però te la faccio io, non scherzo. Perché dai, cioè, sei stato al di là dell'esperienza a tempo, no? Che chiaramente è in atto, e sei stato partecipe della scalata di Latina, mi piaceva farti questa domanda, che insomma dalla promozione alla Serie B, è stato qualcosa di storico, se insomma ci racconti quello che ti è rimasto detto. Niente, sono quelle storie, nel senso che parti dal nulla e arrivi a fare qualcosa di importante, sempre con l'umiltà, con il lavoro, perché alla fine non è che ti ha regalato qualcosa qualcuno, e comunque ti rimane tanto.